i fatti e le tue ambiguità. Dare un senso ad ogni tua fatica, o le chiavi della tua felicità. Thank you.
Amici di Suburbia Underground Zone, eccoci alla settima puntata, puntata che finalmente dedicheremo interamente al concerto dei CSI tenutosi il 14 marzo al Palazzetto dello Sport e aperto dai nostri amici Antenna. Vi avevamo già preannunciato qualche settimana fa questa puntata, che poi per motivi diversi non è potuta essere non è stata mandata in onda. Va bene, lo facciamo questa settimana, manteniamo fede alla nostra promessa e godiamoci insieme questa puntata. Poi vedremo anche un'intervista a alcuni componenti dei CSI, ovvero le loro menti ispiratrici. Giovanni Lindo non ha voluto parlare con noi, comunque abbiamo parlato con Gianni Maroccolo e adesso insomma godiamoci queste immagini. Allora, cominciamo. Voce fuori campo, dicono qua. Allora, cominciamo con Magnelli. Allora, innanzitutto il concerto di stasera mi sembra che sia andato abbastanza bene. Tu cosa dici? No, molto bene. Molto bene. Ci stiamo divertendo un casino ultimamente. Sì, tengo io. Ok. Allora, ci stiamo diventando un casino perché abbiamo una scaletta semplice, possiamo fare un po' i cretini che non lo facciamo mai sul palco verso la fine, perché all'inizio bisogna stare
farlo partire il concerto. Però la scaletta è semplice, allora non c'è molto da pensare rispetto alle altre scalette, erano più rigorose anche come arrangiamenti, perciò ci si può dare di più, cioè ci si può divertire di più. Infatti davate proprio l'impressione di divertirvi parecchio, soprattutto nel finale, come dicevi tu. Sai, quando c'è un pubblico come a Cagliari e come in generale c'è, insomma, in questo momento nel nostro tour, è molto semplice anche lasciarsi andare poi alla fine, perché ti portano loro veramente. Cioè, sì, infatti, ti portano loro a sdarti, in qualche modo. Mi pare di aver letto in qualche intervista, insomma, anche recente, che insomma Giovanni Lindo, no, il vostro leader, per chi non lo sapesse, per i pochi che non lo sapessero, i leaders, abbia affermato che insomma il pubblico sardo sia uno dei più calorosi. Questa era una ruffianata oppure no, confermi? Verissimo. Te pensa, quando abbiamo fatto il tour quello tutto acustico, siamo partiti con un pezzo un po' forte voce, nella versione del primo pezzo, insomma, che abbiamo fatto al Tenda qui a Cagliari, battevano tutte le mani con piano e voce. Siamo rimasti, insomma, un attimo così, perché sono molto molto caldi, molto calorosi qua. Beh sì, comunque qui bisogna anche dire che c'è fame di concerti, insomma era da un po' di tempo che non si vedeva un bello spettacolo come quello di stasera. Cambiamo un attimino direzione, rivolgiamoci agli Antenna, al discorso Antenna. Vabbè, qui ci vorrebbe il diretto interessato Gianni, che adesso dovrebbe arrivare. Comunque, tu come giudichi questo gruppo nostro, Antenna? Sì, per quello che riguarda loro, intanto c'è è tanto tempo, insomma, che conosco lui e che conosco delle persone. Raccontiamo un po' com'è la storia della vostra amicizia, del vostro rapporto. Raccontiamolo. Loro sono venuti, io non li conoscevo direttamente in quel momento lì, però sono venuti con un vecchio gruppo a Firenze per registrare un demo tempo fa. Ricordiamo gli Onda d'Urto. L'Onda d'Urto che era quanti anni fa? Era 91, quel periodo lì, sì. Gruppo storico Onda d'Urto, ricordiamo. Poi dopo ci siamo conosciuti e poi dopo è nata questa amicizia. Lui per di più, sono venuto anche al primo concerto dei CSI del Tour di Codemondo, io me lo ricordo perché eravamo in mezzo a vetri rotti al Villaggio Globale a Roma e insomma abbiamo fatto anche una chiacchierata, lui insomma, è arrivato, perciò è tanto tempo insomma ci conosciamo. E questa sera devo dire insomma hanno suonato, beh diciamo che è stato un bello spettacolo, cioè, hanno tirato una bella legna, hanno fatto una mezz'ora di quelle toste, perciò mi sembra che tutte le volte le rivedo, insomma le rivedo siano sempre meglio, cioè. Pare che quindi sia un bel acquisto insomma per il consorzio. Beh sì. Diciamo. A proposito del consorzio, questo famigerato consorzio in 4 anni è riuscito a sfornare una ventina di gruppi validi, insomma, questa attività andrà avanti o per il momento intendete fermarvi, insomma, oppure continuerà nel senso di... Continuerà. Cioè, forse il piccolo cambio di direzione ci sarà, che si lavorerà più anche sulla qualità, ora che abbiamo la possibilità di farlo. E perché non è che possiamo prendere gruppi diciamo all'infinito, ora che ce n'è una decina, 10, 15 più o meno che lavorano nell'entourage, tireremo al massimo questi gruppi qua, insomma. Ok, adesso invece parliamo un attimino con Valentino, oppure Marco, oppure chi vuol parlare degli Antenna, qui ci sono gli Antenna nascosti, non so se il nostro operatore riesce a inquadrare Riccardino e non so fermarti soprattutto sui poster, disgraziato. Allora... Allora, questo qui bisogna dire che siamo nel camerino degli Antenna. Allora, Valentino, adesso invece dici qualcosa tu su questa serata. Mi siedo in mezzo, dai. Su questa serata, che mi pare, come stavamo dicendo prima, sia andata benissimo. Sì, noi siamo rimasti contenti perché, insomma, alla fine era una prova dura. Perché, insomma, aprire il compito del gruppo Spalla è solitamente quello di raccogliere o fischi, ortaggi vari, che, insomma... Era un compito abbastanza, è stata una prova importante, comunque alla fine il pubblico ha dimostrato di gradire, è stato abbastanza così caloroso, comunque ci è stato vicino in questo momento, non fosse altro perché poi è il primo concerto
davanti a loro, che oltre che essere un gruppo che stimiamo tanto, delle persone che stimiamo tanto, sono i nostri discografici, lo possiamo, cioè, beh, possiamo dirlo, è no, la verità. È così, e quindi era anche un momento, come dire, si sono tirate anche le somme. Per quanto riguarda il lavoro fatto anche dal momento in cui si è andati a registrare sino a oggi, comunque siamo rimasti contenti noi e contenti loro, insomma. Una bella risposta da parte del pubblico, comunque. Nel frattempo stiamo aspettando sempre Gianni Maroccolo, insomma, che esatto, non si sa dove sia finito. No, perché siamo fermi davanti al Porceddu. Noi il Porceddu non lo mangiamo mai a Firenze, cioè, il Porceddu lo sta dicendo proprio alla Sara. Porceddu. Sì, sì, sì. E perciò quando abbiamo visto sto vassoio di Porceddu ci siamo buttati tutti dentro il Porceddu. E mi sembra che è giusto. Perché Maroccolo è lì ancora, è proprio in mezzo al Porceddu. Ah, se riesce è a 100 metri, dicono qui dalla regia che Maroccolo si trova a 100 metri dal nostro microfono. Speriamo che venga. Speriamo che arrivi prima che la nostra batteria si scarichi. Non diciamo che siamo attaccati alla corrente elettrica comunque. Allora, un'altra cosa che volevo chiedere al qui presente Francesco. Il lato più fastidioso dell'essere, insomma, musicisti a questo livello, sì, immagino sia sostenere delle interviste con gente come me, però insomma. No, secondo me non c'è, cioè nel senso. Nel frattempo è arrivato Gianni Maroccolo, eccolo qua. No, secondo me non c'è nessun lato fastidioso. Cioè, non c'è, perché finché fai le cose che ti va di fare, come stiamo facendo noi ormai da tanto tempo, siamo sempre contenti di quello che facciamo. Perciò, dai, comunque non penso che sia tutto rose e fiori, penso, Io penso che la cosa più fastidiosa sia quando sono sceso io sul palco stasera e ho imbracciato la chitarra, perché lì no, è stata una cosa molto simpatica, una cosa spontanea soprattutto. Nel frattempo salutiamo qui Gianni Maroccolo, mi presenti, sono Pierpaolo, ciao Gianni. Allora, subito una domanda a bruciapelo con Gianni. Allora, tu qualche tempo fa avesti a che fare con un altro gruppo nostrano, ricordi, Joe Perrino e Melotones, giusto? Sì, cazzo, sì. Se non te lo ricordi. Allora, questo non si dicono parolacce. Stai parlando di un altro gruppo. No, Joe Perrino e Melotones, del nostro amico Nicola. Allora, tagliamo poi. Dunque, il fatto di produrre un altro gruppo sardo è una coincidenza o è qualcosa che ti lega a questa terra? Io so già la risposta. No, vabbè, il fatto che sia legato a questa terra è fuori discussione, ma non per voler fare sviolinate, mi piace e basta, quindi non per quello. C'è da dire una cosa, che il disco degli Antenne l'ha prodotto Bruce, che è un pazzo neozelandese, lavora al consorzio ormai da 4-5 anni. E noi del consorzio a Firenze li abbiamo voluti gli Antenne, abbiamo provato a dargli una mano, abbiamo fatto pochino per ora e speriamo di fare di più strada facendo. Sono stati fortemente voluti gli Antenne e il merito anche di questa collaborazione è tutta nel martellamento di sto soggetto qui. Sì, pare che Valentino sia una persona molto tenace, pare che Valentino sia una persona, un vero sardo, insomma, capatosto. E ogni gruppo ha il suo martellatore, quindi lo capisco. Sempre. Poi lui è anche un batterista, per quoti e per quoti. No, però vediamoci, non è che sia stato preso perché Valentino, cioè che si è messo in piedi la collaborazione perché Valentino ci ha sfiancato, e sia ben chiaro. Però è stato costante, perché riconoscendo che abbiamo iniziato a parlare di un disco quando ancora onestamente non erano maturi loro, e forse eravamo anche all'inizio, troppo all'inizio del consorzio, stavamo facendo poche cose, eravamo in pochi. E ha fatto bene a continuare, ha fatto bene a mantenere i contatti, è stata una specie di. All'inizio io cosa ho fatto? Cioè solo dato dei consigli, mandato una lettera dove gli stroncavo alcuni pezzi, dove gliene levavo altri, uno fra l'altro è colpa mia se non è nel disco, perché. Dipenderemo fino a quale? Ma è stato un consiglio, non mi ricordo il titolo. No, è il brano che poi dai. L'equilibrio. E per cui niente, è una collaborazione che è in piedi, ma in realtà sta partendo ora, cioè diciamo che il primo disco ci siamo incontrati, l'abbiamo fatto e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Tra l'altro ottimi suoni, Bruce ha lavorato. Sì. Il bello è da venire, speriamo, molto dipende da loro, c'è anche da dire che in confronto a 2 anni fa esiste un altro gruppo ora. C'è stata una maturazione non indifferente, vero Valentino? Stiamo lavorando molto, cioè alla fine capisci, vedi i tuoi limiti e da lì riparti, insomma. Chiaro. Servono anche le battoste, i calci in culo utilissimi, è così, cioè.
Bip, qui mi dicono bip, troncare, qui bisogna... Va bene, volevo fare una domanda a Gianni, che ho fatto prima anche a Francesco. Allora, in 4 anni di consorzio, che esiste il consorzio, avete sfornato una 20 di gruppi, insomma, validi, tra l'altro, ottimi gruppi, che poi hanno preso magari alcune altre strade. Questa attività frenetica, perché in 4 anni, insomma, sfornare 20 gruppi non è da tutti, continuerà oppure per il momento... Pensate di... Non lo so, cioè all'inizio sulle ali dell'entusiasmo non ci siamo nemmeno resi conto di quanti dischi stavamo facendo. Forse anche devo dire ne abbiamo fatti troppi, più che troppi qualcuno non seguito come avremmo potuto, cioè qualche gruppo è stato un po' abbandonato a se stesso in studio mentre registrava, per cui certe cose secondo me cioè, sarebbero venute meglio se avessimo potuto... Se ci si fosse resi conto che andavano seguite un po' di più. Diciamo che questo è un errore, non si vuol fare più in futuro, cioè nel senso non smettere di far dischi o diminuire, assolutamente, anche perché un'etichetta dipendente deve far quello, sfornare dischi. L'unica cosa, magari in tempi più lunghi, più dilatati, in modo tale che non si faccia gli errori che abbiamo fatto nei primi 2 o 3 anni di far cose non seguite bene, per cui non rivelatesi poi all'altezza di altre, non per valore o talento degli artisti che non c'era, ma proprio perché sono stati fatti un po' così in maniera incosciente. Non seguiti magari nella maniera in cui dovevano essere. Diciamo non seguiti in studio come ad esempio sono stati seguiti nel bene o nel male gli Antenne da Bruce, cioè alcune produzioni sono state fatte, ripeto, sull'onda dell'entusiasmo, contando anche sul fatto che alcuni gruppi pensavamo potessero gestirsi in qualche modo da soli, invece ci siamo resi conto che l'età che abbiamo, che inizia a essere, insomma... Beh, 32 anni non è, insomma, una bella età. Magari 32, cioè inizia a essere abbondante e l'esperienza che ci abbiamo è il tesoro, piccolo tesoro che dobbiamo mettere a disposizione di questi artisti, per cui ad esempio ora i CSI sono a suonare, non escono dischi per il consorzio. Chiaro. A proposito del consorzio, un'ultima domanda, com'è l'atmosfera del consorzio? Insomma, ormai è un po' mitizzata questa immagine del consorzio suonatori, produttori, cioè. Com'è? Raccontaci un po'. È diventata una holding con direttore amministrativo, delle ricerche di marketing, tutti i giorni siamo a capire come fare per vendere milionate di dischi, però non ci stiamo riuscendo. Beh, ma lì... No, vabbè. Non è sempre la solita... Qualcosa la venderete, dai. No, diciamo ci sono gruppi che vendono e altri che venderanno, però in ogni caso cioè, siamo lontani da quello che normalmente insomma la discografia si chiama vendita di dischi, cioè nel senso un artista come Marlene vende 18-20 mila copie, secondo me in Italia dovrebbe vendere 70-80 mila, non 15-20 mila copie, cioè gli Antenne hanno venduto 3-4 mila copie, ne dovrebbero vendere 10 mila e via dicendo, per cui... Per far star bene gli artisti e dare ciò che a loro spetta e anche per far respirare un po' noi, perché gran parte di quello che i CSI, non solo a livello di promozione indotta, ma anche a livello di, come si può dire, luridi quattrini, vanno a finire là dentro. Noi se ne vede passare di soldi continuamente e non riuscite a... però non si riescono mai a fermare. Niente, vogliamo diventare un'etichetta vera, cioè è sempre stato nelle nostre intenzioni, e però l'atmosfera è sempre la solita, cioè c'è qualche persona in più, ma cioè, loro te lo possono dire, cioè, un ufficio, la situazione. Siamo in 8 a lavorare dentro un ufficio di 70 metri quadri e poi c'è uno studio di registrazione e un sacco di gente che ci sente a fare sta cosa. E quindi l'immagine che insomma si carpisce dall'esterno, allora corrisponde al vero che insomma è una sorta di piccola di famiglia, insomma, allargata, non piccola. Ma piccola famiglia. Gestione familiare, però con obiettivi. Vagamente anche di stampo mafioso, nel senso buono del termine, perché facciamo delle belle cose fra di noi e ci scegliamo proprio fra persone, nel senso perché uno dei parametri. Le famose cene. Sì, uno dei parametri principi per cui si decide di collaborare con degli artisti è conoscere le persone e farci conoscere noi a queste persone, perché se ci si rende conto sin dall'inizio che non siamo fatti l'uno per l'altro,
può essere anche il disco della nostra fortuna, ma si preferisce lasciar perdere, perché faremmo il male di quest'artista in ogni caso, e a noi ci piace lavorare con persone che ci danno fiducia, insomma, ci permettono di lavorare. Chiaro. Allora, ultimissima domanda, questa qui è l'ultima veramente, l'ho già detto prima, ne faccio un'altra, va bene. È un piacere parlare con i CSI, anche se qui sono solo due settimi dei CSI, che poi insomma sono di più dietro. Allora, abbiamo qui insomma un pezzo di storia del rock italiano, insomma, vabbè dai, una domanda di rito, insomma. Qui stanno già ridendo. No, una domanda di rito. No, ecco. Perché Magnelli ha smesso di suonare con i Moda? Dopo tutto quello che hai fatto con i Moda? Perché mi hanno buttato fuori. Ottima risposta. No, un'altra domanda che volevo fare. Tu ricordi ai tuoi inizi, proprio inizi, quando ancora suonavi nelle cantine, un fotografo cagliaritano? Sì. Paolo Azzeni. Ah sì. È mio zio. Ah, figura. Piacere. No, dico questo perché ho una marea di foto di Gianni, insomma, periodo della cantina, in cantina, e quindi potrei anche ricattarti, tu sai. Scherzi. No, vabbè, insomma, ci sono delle foto anche che sono. Come sono? Vabbè, dai. Ok, le venderò. Va bene, Sanremo. Sanremo cosa? Noi non ci andiamo, non ci vanno. Come? Voi non avete... No, Era chiaramente una... Cantiamo singolarmente. Era chiaramente una domanda idiota per allacciarmi al fatto la musica in Italia. A parte l'Oasi, CSI, tutto il resto? Insomma, c'è una bella Oasi ora. Cioè, da quando abbiamo cominciato noi c'è un sacco di gruppi che sono, e bravi anche. Cioè non ci sono solo CSI, ormai c'è CSI. No, è un'oasi. Da parte è l'oasi, sono un miraggio. Però insomma, no. Quando tu vedi spettacoli come il Festival della Canzone Italiana. Aspetta, fammi dire una cosa, perché a parte gli scherzi, io ormai è un po' di tempo che suono e devo dire che in questo periodo qua c'è un sacco di gruppi bravi che mi piacciono, Subsonica, Blue Vertigo, ma un sacco, cioè so, a parte i gruppi del consorzio mi piacciono tutti. Mi piacciono tutti. Come prima non mi piaceva assolutamente nessuno, a parte quei due o tre che facevano poi la differenza nel rock italiano nei primi anni 80, oggi c'è una grandissima differenza. Grande, nel senso che il suono è diventato un suono che è al pari con qualsiasi gruppo, sia inglese o americano, cioè non c'è più differenza veramente. E c'è gruppi che si cimentano in vari stili, diciamo, di musica. E insomma si cimentano proprio alla grande, bene. Quindi le cose stanno cambiando. Sì, molto. Ormai non ha più senso parlare di musica, insomma. Si smetterà anche di dire proprio anche il rock italiano, secondo me. Anzi, perché. Quindi cosa? Sì, sarebbe l'ora, perché tanto il rock italiano, cioè, non c'è. Non c'è più. Era uno slogan degli anni '80, il rock italiano cantato in italiano. Serviva per mettere in moto il nuovo rock. Se vi va per mettere in moto le cose. Va bene, ok. Adesso è veramente finita l'intervista. Io saluto. No, basta, non facciamo più domande. Vorrei salutare e ringraziare per il concerto Gianni. E ringraziare Francesco. Gli amici di Suburbia possono vedere nello splendore del Technicolor questi due splendidi artisti. E io vi saluto. Splendidi, è la verità. E io quanto prima vi mostrerò le foto inedite di Gianni Maroccolo, e chiudiamo su questa immagine bellissima. Ciao a tutti. Passato un po' massa, re ne schiaccia, fucinati con le regole.
ereditare, per il mio più potente dominio che sovrasta, e che c'è un fallimento, puro grandi s'arrasta, e chi ciò sia dei grandi, vorrei che ti catasta, schiaccia, preme, compatta, schiaccia, preme, compatta, schiaccia. E su queste splendide note si chiudeva, si fa per dire, perché poi uscirono ancora per dei bis, il concerto dei CSA. Questa puntata l'abbiamo dedicata interamente al loro spettacolo del 14 marzo. Abbiamo visto anche gli Antenna, c'era Valentino e Marco, abbiamo fatto l'intervista con loro presenti, abbiamo fatto anche qualche domanda a loro, a Gianni e a Francesco Magnelli dei CSA, chiedendo insomma le loro impressioni sul concerto degli Antenna. Insomma, è risultata un'intervista, una chiacchierata più che un'intervista. Io comunque quelle foto di cui ho parlato nella suddetta intervista ve le voglio mostrare, prima o poi lo farò.
Va bene, allora io niente, mi congedo da voi con queste splendide immagini, con queste splendide musiche dei CSI, sempre relative al concerto del Palazzetto, tenutesi al Palazzetto il 14 marzo. E niente, ci vediamo la settimana prossima. Io mi stupisco ancora come mai Suburbia non abbia preso il telegatto in testa. Ciao! Yeah.